siamo ufficialmente a metà della seconda stagione di Loki. Questo terzo episodio è stato sicuramente il più divisivo, ma siamo qui come sempre per l'analisi di tutti i dettagli e parlare un pochettino insieme di tutto. Quindi vi ricordo che venerdì è già uscita ovviamente la mia reaction e il mio post su Instagram. Oggi, sperando che questo video esca di lunedì, ci sarà il talk show su Twitch di gruppo. Ma ora iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, trovate il tastino accanto al mi piace, vicino a tutti i link dei vari social, popcorn alla mano e lanciamoci in questo goloso video dedicato a Loki stagione 2. E scusate per il ritardo, ma sono stato rapito da quella meraviglia di Spider-Man 2 e non sono riuscito ad infilare bene l'analisi nei tempi. Oh, vi ricordo che per magliette e felpe simili magari a questa, a tema film, serie TV, videogiochi eccetera, vi consiglio sempre Pumpling, che inoltre per Halloween ha attivato il 20% di sconto su tutto il sito, tutto scontato qualsiasi cosa. Inoltre se mettete il codice JTAZ con 2Z avrete anche dei calzini omaggio a vostra scelta. E se spendete 30€ avete anche un set di penne fighissimo. Halloween, una bomba. Comunque, la puntata di Loki inizia con una deliziosa reinterpretazione musicale della sigla Marvel, adattata al periodo storico in cui sarà ambientata la giornata, ossia il 1800. Infatti ci troviamo a Chicago nel 1868, nella sacra linea temporale, nella quale vediamo l'arrivo di Renslayer direttamente dal finale della precedente stagione, come notiamo dal fatto che lei abbia ancora il bastone del tempo in mano con cui stava minacciando Mobius. Lei minaccia Mobius, prende la valigetta, oltrepassa la porta temporale e arriva qua. In questo luogo quindi incontra Miss Minutes, che sembra essere lì da un po' di tempo, anche se non si capisce da dove sia arrivata, dato che più avanti nell'episodio lei si dimostra essere collegata al Tempad, nel senso che esce fuori dal Tempad o rientra in esso, con anche la possibilità di spegnerla. Quindi il fatto che lei sia arrivata prima di Renslayer non l'ho ben capito. È come se lei fosse stata lì per chissà quanto tempo, poi prima, cioè, nel senso, ci organizziamo per arrivare qua a questa data, a questo orario, non importa quando si parte, perché l'orario di arrivo poi è lo stesso, dato che ovviamente si parla di viaggi nel tempo. Oh. Però una cosa carinissima è che l'orologino cambia colore per passare inosservata, e devo dire che come la metti, Miss Minutes è sempre carina. Qui diventa bianco e nero per adattarsi all'epoca, ma come ha detto mio nonno Andrea, un dettaglio carino è il fatto che i monitor della TVA cambiano colore da arancione a bianco e nero, come se lei rappresentasse tutto il sistema operativo dietro il funzionamento della TVA. Ad ogni modo, scopriamo che Miss Minutes ha chiesto di portare un pacchettino a Renslayer per farglielo infilare in una misteriosa finestra, aggiungendo che dato che questo è il piano di colui che rimane, quando lui tornerà a capo della TVA, dato che ovviamente ora è morto, sia Miss Minutes che Renslayer governeranno al suo fianco. Ravonna quindi si fa convincere, accetta di infilare il pacchetto nella finestra di quello che poi scopriremo essere una giovane variante di Kang, chiamata Victor Timely, il quale scarta il misterioso pacchetto dentro cui trova la guida della TVA, scena di cui avevamo già parlato perché si vedeva nei titoli di coda, ma che soprattutto ricorda tantissimo Ritorno al futuro con l'almanacco sportivo. E dopo parliamo meglio di questo aspetto, anche se l'unica incognita, la cosa un pochettino strana, è che Renslayer, essendo partita direttamente dal suo ufficio nella prima stagione, avrebbe già dovuto prendere questa guida della TVA, che ovviamente ai tempi della prima stagione non esisteva, però la accettiamo come cosa. Inoltre è dubbio il luogo in cui lei abbia reperito la guida, perché Miss Minutes le chiede: l'hai portata? Cioè, come se l'avesse dovuta cercare da qualche parte. Però, essendo la guida della TVA, immagino banalmente l'abbia presa dalla TVA, anche se nella prima stagione la guida non esisteva. Nel frattempo però andiamo proprio alla TVA, dove per qualche motivo ancora si sta parlando di come fare ad entrare nel telaio temporale, che vi ricordo aver bisogno dell'adattatore costruito da OB per non esplodere a causa delle troppe linee temporali. E dico che ancora ne stanno parlando, perché nel precedente episodio mi sembrava chiaro che la soluzione fosse la stessa che intraprendono qui. Non avendo l'aura temporale di colui che rimane, l'unica opzione è trovare Miss Minutes, che potrebbe accedere a tutti i sistemi e che potrebbe trovarsi con Renslayer, di cui era stato tracciato il Tempad. Quindi non ho ben capito perché rimostrarci una nuova sequenza in cui c'è lo stesso problema e la stessa soluzione. Prima di andare avanti però vorrei soffermarmi su due cose che dice OB. Intanto afferma che se il telaio esplode allora tutti moriranno, il punto è che non si capisce bene come, nel senso, ok che magari la sua distruzione distrugge anche la TVA e tutte le persone all'interno di essa, ma se invece il senso è che tutti moriranno, tutti gli universi, tutte le linee temporali, allora significa che il telaio è il requisito necessario per l'esistenza stessa del tempo e della vita in tutte le linee temporali?
Non credo, anche perché ci dovrebbe essere stato un tempo in cui questo telaio non esisteva. Quindi, boh, vedremo come si evolverà questa minaccia. La seconda cosa invece che dice OB è che le ramificazioni falciate nello scorso episodio stanno già rinascendo, confermando quel che avevo detto nella scorsa analisi, ossia che alla fine non era tutta questa tragedia. Sì, ok, le hanno falciate, le persone sono, tra virgolette, morte, ma istantaneamente dopo sono rinate, perché per natura stessa del tempo rinascono. Quindi non lo so, è alla base di tutto. Le cose sono vive e sono morte, esistono e non esistono, tutto in contemporanea, praticamente. Comunque, torniamo alla missione principale, ossia trovare Miss Minutes, seguendo Renslayer, che ha lasciato due tracce temporali. La prima è nel 1868, visto prima, dove Loki e Mobius non trovano nulla, se non una porta con scritto 157, forse riferimento alla collana dei supereroi classici numero 157, dedicata a Thor e la cui copertina era dedicata proprio a Loki, e si parlava di un suo trionfo. In ogni caso, dato che qui non c'è nulla, i nostri eroi prima si mettono curiosamente davanti la finestra del bambino e poi si recano nella seconda location, ossia la Fiera Mondiale di Chicago del 1893, data in cui notiamo qualcosa di strano. Infatti, se il 1868 si trovava nella sacra linea temporale, qui invece ci troviamo in una linea ramificata. Questo perché, come ci viene detto nell'episodio, in teoria Victor Timely, della linea temporale, non era destinato a diventare ciò che diventerà, e l'arrivo della guida della TVA nella sua vita ha creato una variante che, se si dovesse rivelare essere colui che rimane, spiegherebbe come mai egli abbia scelto proprio la Terra 616 come sacra linea temporale, così da evitare l'arrivo di varianti malvagie. In breve, lasciando la 616, non ci sarebbero rischi di minacce. Comunque, torniamo alla fiera, dove mentre i nostri due eroi cercano di capire dove siano le due ricercate e perché siano qui, leggono un giornale che parla di un orologio fantasma che spaventa la zona, ossia, chiaramente, Miss Minutes, di cui possiamo vedere una foto con anche quella che credo essere Renslayer in lontananza, come si nota meglio anche dal poster rilasciato da Marvel. Tra l'altro, appena arrivati alla fiera, Mobius citò H.H. Holmes, ossia un serial killer del 1800 che attirava i turisti della fiera nel suo castello per ucciderli e vendere gli scheletri. Saputo ciò, notiamo che sul giornale che hanno in mano, come pure sul poster, è possibile notare un paragrafo dedicato ad un hotel che chiaramente attira i turisti, e secondo me è tutto un riferimento a quegli eventi. Poi, come ultimo dettaglio che ho davvero apprezzato, Mobius, per comprare il giornale dal bambino venditore, tira fuori una moneta dai pantaloni, ma chiaramente non è che casualmente aveva una monetina del 1800 in tasca. Immagino che invece i membri della TVA, ogni volta che si dirigono in una città o periodo storico, si dotano di tutto il necessario per mimetizzarsi, come anche dei soldi. Quindi, dopo una transizione davvero strana, quasi alla Star Wars, i due continuano a girare la fiera, mangiando, cosa che mi ha fatto venire troppa fame, come fece anche la torta di Loki, quella al limone. E casomai andaste a Disneyland Paris, sappiate che da qualche giorno potete anche mangiarla nel ristorante di Hank Pym. Lo spuntino però viene interrotto quando i nostri eroi si trovano davanti a tre statue, una di Thor, una di Odino, che chiaramente conosciamo, e una di Balder, fratello di Thor, lasciando ovviamente escluso il povero Loki. Infatti, Balder nell'MCU non si è mai visto, ma sarebbe dovuto comparire in Doctor Strange 2, fino a che il tutto saltò a causa del Covid e di problemi logistici. Nonostante ciò, però, sappiamo che l'attore ad interpretarlo sarebbe stato Daniel Craig, che appariva anche in un concept art, ma soprattutto è possibile anche vedere una foto dal set di Doctor Strange in cui Balder era stato ucciso da Wanda proprio con la sua spada nella base degli Illuminati, di cui avrebbe dovuto far parte. Tra l'altro, la costumista del film ha detto che i disegni dell'elmo di Balder, i primi disegni, risalgono addirittura ai concept del primo Thor, però dal 2011, 2010, eccetera, ancora non sono mai riusciti ad inserirlo nell'universo. Dopodiché comunque vediamo anche un cartello, rivisitato anche in un poster, in cui si parla delle stupefacenti meraviglie temporali di Victor Timely, facendo capire al duo che forse hanno trovato il loro obiettivo. Quindi li vediamo entrare in un locale, dove notiamo la presenza di Natalie Holt, compositrice della colonna sonora di Loki, che fa da comparsa come musicista del posto, in cui è presente anche Renslayer, con Miss Minutes nella borsa. Tutti seguono la presentazione di quello che sembra essere un prototipo del telaio temporale, mostrandoci praticamente la scena post-credit vista alla fine di Ant-Man 3, con qualche leggera modifica di montaggio. Qui Victor fa una presentazione che mi è piaciuta molto.
Lui parla di imbrigliare il tempo e renderlo energia, proprio come l'elettricità, raccogliendo tutto in sottili filamenti che potrebbero essere la rappresentazione delle linee temporali, dato che poi parla anche di come il tempo sia energia composta da particelle incasinate, ma che con il suo macchinario abbandonano il caos lasciando spazio all'ordine, descrivendo l'essenza stessa della TVA, o meglio del telaio, che dovrebbe avere questo tempo grezzo all'esterno che poi entra dentro dando origine alla linea temporale o a più linee temporali, per quanto abbiamo già discusso su quanto abbia senso questo funzionamento qua, considerato quel che abbiamo visto nella prima stagione di Loki e sul come dovrebbe funzionare il tempo. Comunque, il tutto avviene facendo anche una magnifica citazione alla classica frase di Walt Disney riguardo il fatto che se puoi sognare qualcosa, allora puoi anche realizzarlo. Ma se si può sognare, che cosa si può realizzare? Quindi, terminata la presentazione con l'esplosione del prototipo, ricordandomi quando Howard Stark ad un'altra fiera mondiale mostrò le auto volanti, Mobius propone a Loki di portare Victor alla TVA per usare la sua aura temporale allo scopo di aprire il telaio, cosa che da una parte ci conferma come l'aura temporale sia un qualcosa di condiviso tra tutte le varianti, e chissà che questa info non possa tornarci utile anche nel futuro della saga del multiverso. Ma dall'altra, secondo me, dimostra proprio il trovarsi dentro un loop paradossale, dato che, come diremo meglio anche dopo, probabilmente portare Victor alla TVA gli mostrerà com'è la TVA e poi lui la creerà in base a quel che vedrà. Tutto un loop, insomma. Comunque, mentre i nostri eroi pensano al loro piano, anche Renslayer si avvicina, tenendo però scacciata dall'arrivo di alcuni acquirenti interessati alle invenzioni di Timely, mostrandoci una dinamica di contrattazione particolare con la quale capiamo che lui è un po' un truffatore, con anche dei complici a cui passa dei soldi per farsi alzare il prezzo delle offerte. Oltre a ciò, scopriamo che lui non vuole partner ed in generale non vuole stringere collaborazioni, frase che ci sarà molto utile tra poco. Nel frattempo invece Loki si scontra con un signore che poi farà sparire velocemente con la magia, inserendolo nella gabbia dei maiali che aveva visto all'ingresso della fiera. Quindi, come anche Renslayer, proviamo a parlare con Timely, che però inizia a fuggire nel momento in cui arriva anche un altro uomo truffato, che Victor semina vicino alla ruota panoramica in cui poi entra con Loki e l'arrivo di Sylvie che vuole ucciderlo. Ora, come lei li abbia tracciati fin qui non è chiarissimo. Infatti sentiamo semplicemente B15 avvertirci di aver tracciato uno strano tempad, che ovviamente è quello di colui che rimane, che lei stava accendendo alla fine dello scorso episodio. Però, oltre a ciò, mentre Loki spiega un po' di cosa a Victor e prova a convincere Sylvie a dover proteggere la TVA, lei, vedendo che la guida della TVA è nelle mani di Victor, dice che così facendo e portandola alla TVA lo stanno portando proprio sul suo destino di diventare colui che rimane. E questa cosa continua a piacermi tantissimo, vi giuro, bellissima. Tra l'altro, nel finale della prima stagione, quando Sylvie e Loki incontrano colui che rimane per la prima volta, lei chiama la variante di Kang con questo nome, colui che rimane. E lui ironicamente dice, mi chiama ancora così, una cosa del genere, frasi che ai tempi non potevamo capire, ma che implica il fatto che loro si siano già incontrati e che soprattutto, proprio come l'idea della TVA creata grazie alla guida, anche il nome stesso arriverebbe da Sylvie grazie al loop temporale. Bellissimo. Colui che rimane. Colui che rimane. Mi chiama ancora così? Inquietante. Vero, ma mi piace. Il tutto comunque termina con uno scontro magico tra i due, seguito da Miss Minutes che diventa gigante per creare il caos, e mi è piaciuto un botto come si crea anche l'ondina classica dei fantasmi per spaventare meglio. Quindi, approfittando del momento, Ravonna fugge con Victor, che mostra alla giudice una sedia piena di gadget, magari antenata delle sedie temporali che ha utilizzato Kang in Ant-Man 3. Renslayer quindi spiega a Victor che una sua variante, ormai uccisa, ha creato la TVA da cui arriva anche la guida, modificando di conseguenza la sua percezione sulla sua vita. Ora però hanno bisogno di lui per riparare il telaio, cosa che però lui riconosce essere simile a quel che ha detto anche Loki, ed infatti anche io sinceramente non capisco come mai non collaborino, dato che a livello pratico tutti vogliono la stessa cosa, non c'è effettivamente una differenza, cioè se stiamo sul cazzo per quel che è successo nella prima stagione, però l'obiettivo è lo stesso, un obiettivo creato appositamente in questa seconda stagione perché nella prima non esisteva un telaio, non c'era quell'obiettivo. Non lo so, è un po' tutto pazzo, anche perché teoricamente Renslayer
va via dalla prima stagione di Loki. E ancor prima che Loki uccidesse colui che rimane. Quindi in teoria lei non può sapere del non funzionamento del telaio. È una cosa a cui sto pensando adesso. Però è un po' tutto ingarbugliato. Comunque, una volta spiegato tutto, diciamo, il gruppo è intenzionato ad andare alla TVA, ma prima di far ciò devono passare al laboratorio di Victor. Quindi, dopo una veloce fuga da altri uomini con anche Mobius e Loki, salgono su una nave chiamata SS Erron, in onore di Kate Erron, regista e produttrice esecutiva di tutta la prima stagione di Loki. Quindi, una volta sulla nave, dove Miss Minutes ci mostra i suoi piedini ballonzolanti troppo carini, Victor ci spiega che per sistemare il telaio devono recuperare la chiave per comprendere e manipolare il tempo, chiamato moltiplicatore di portata, mostrandoci poi anche la guida della TVA con il disegno di un bastone del tempo. Una frase che mi è piaciuta molto al riguardo è che Victor vede la guida della TVA come una corrispondenza tra lui e OB, autore teorico della guida, il che è molto particolare, perché espandendo le idee dette prima, se OB crea la guida in base a come funziona la TVA e Victor crea la TVA in base a quel che c'è scritto sulla guida, come inizia il tutto? Paradosso magnifico che vedremo come e se risolveranno, dato che per me è un loop senza fine. Una cosa che però continua a incuriosirmi sul loro rapporto è che nel precedente episodio, quando B sente nominare per la prima volta colui che rimane, lui non chiede di chi si tratti, ma anzi non batte ciglio, come se sapesse di chi si sta parlando. E vedremo. Le porte di contenimento sono chiuse e solo la persona che le ha progettate può aprirle con una scansione della sua aurea temporale. Colui che rimane. Ed è morto. Tornando ai nostri personaggi, Ravonna poi racconta di essere stata lei ad aver consegnato la guida, il che fa avvicinare Victor, che le dà un fiore toccandole anche la mano, fino a che lei non parla di essere partner, cosa che, come detto prima, lui non vuole. E sfruttando ciò, Miss Minutes la fa smollare in acqua con una scialuppa. E infatti la cosa più strana dell'episodio è stata proprio l'orologino, che si dimostra essere gelosa di Ravonna, raccontando di come prima della TVA Victor creò proprio lei. E vederla che passa da triste a felice è una cosa troppo carina. Quindi arriviamo al laboratorio, nel quale Victor prende il fantomatico moltiplicatore di portata, che potevamo vedere anche nella pagina di giornale e sul suo quadernino, ma prima di partire ecco che arriva un altro pazzo attacco di gelosia di Miss Minutes, che torna arancione con le guanciotte rosse troppo carine, chiedendo a Victor di donarle quel che lei ha sempre voluto, ossia un corpo umano, per diventare la sua ragazza, con un'immagine su un manichino inquietantissima che spaventa Victor, il quale disattiva Miss Minutes dal tempad rubato dal Renslayer quando l'hanno buttata in acqua. Subito dopo quindi arriva proprio Ravonna, con in mano quello che sembra essere un precursore del bastone del tempo. Lei quindi si prende il tempad, dicendogli che ora deve fare quel che dice, fino a che non arrivano anche Mobius e Loki, immagino grazie al tracciamento di B15, seguiti pure da Sylvie, che usa i suoi poteri per stordire tutti ed avvicinarsi a Victor con lo scopo di ucciderlo. Egli però si difende, dicendo che lui non è il cattivo di cui hanno tanta paura, frase che in qualche modo convince Sylvie a lasciarlo andare, permettendo a Loki e Mobius di portarlo alla TVA. A riguardo devo dire che Sylvie è un po' diventata il personaggio che «Ah, ti uccido! Ah, vabbè, dai, collaboriamo! Ah, ho cambiato idea!» E così via all'infinito. Diciamo che nella prima stagione mi piaceva un po' di più e speriamo che cambi approccio nelle prossime puntate. Quindi, con i tre andati via, Sylvie rimane con Renslayer, che la dea dell'inganno ha spesso sognato di uccidere. Ma dato che invece lei vuole il potere di un trono alla fine del tempo, cita Doctor Strange con stare attenti a quel che si desidera e la teletrasporta nella cittadella, dove trova il cadavere di colui che rimane decomposto nella stessa posizione e chissà quanto tempo è passato in questo luogo, perché per noi è passato molto poco tempo. Lì, chissà. Ravonna comunque attiva il tempo ad recuperato, da cui esce Miss Minutes, con cui si arrabbia un minimo fino a che l'orologino non afferma che mettersi contro loro due insieme sia stato un grosso errore per Timely, perché Minutes conosce tutti i suoi segreti e ne conosce anche uno su Ravonna che la farà infuriare. E qual è quindi questo segreto? Allora, l'unica cosa che noi sappiamo su di lei è che Ravonna in un tempo ha avuto o avrà una relazione con Kang, ma a parte ciò,
vuoto totale. Sinceramente credo che possano tirare fuori qualsiasi cosa, ma l'idea che più mi ha intrigato tra quelle proposte da voi nei commenti alla reaction è che Ravonna possa essere una variante di Kang, come Sylvie lo è per Loki. Poi cosa ciò possa comportare non lo so, ma la dualità delle coppie maschio-femmina sia per Loki che per Kang mi piace un casino. Quindi tante domande e tante risposte che potrebbero arrivare nel prossimo episodio, il quale durerà circa 48 minuti e secondo me si ricollegherà al finale del primo episodio. Infatti nella scena finale con Sylvie, durante l'apertura dell'ascensore, potevamo vedere la Dea dell'Inganno con gli stessi vestiti che indossava oggi, tra virgolette, nel laboratorio di Victor. E considerato che ora loro stanno andando alla TVA, immagino che sia il momento di capire cosa stava succedendo poco prima che Loki venisse falciato. E soprattutto chi lo ha falciato, anche se ribadisco sempre la mia idea secondo cui sia stato proprio Loki. Infine, per quanto mi riguarda, io confermo che questa variante di Kang mi è piaciuta. E a maggior ragione, immaginando che diventi colui che rimane, mi sembra, perfetta, io lo trovo molto in linea e mi piace tanto. Nei prossimi giorni continueremo a parlare insieme, venerdì con reaction e sabato poi con analisi, lunedì come sempre con il talk show. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo terzo episodio, iscrivetevi sotto il tasto del mi piace e condividete il video con i vostri amici amanti della Marvel. Io vi aspetto sempre in stream su Twitch, trovate tutti i social in descrizione, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush! Grazie per aver visitato la TVA, fateci sapere se siamo di vostro gradimento!